Voto 4. 4 alla Chevrolet Team, che è sempre sul punto di spiccare il volo, di essere sicura protagonista, vista anche la rosa di primissimo ordine, ma nel match clou con il P73 lascia i 3 punti e ora si trova a meno 10 dalla vetta. 0. 0 alla federazione, non me ne voglia Giorgio Moretti, delegato regionale e carissimo amico, ma la Final Four di Coppa Marche va gestita ed organizzata meglio di un torneo parrocchiale. A proposito, quando usciranno i referti dei quarti di andata? Voto 1. 1 alle luci della palestra di Montegranaro. Montegranarese e Real Monturano si è giocata praticamente a lume di candela. Va bene che nella partita c'erano risvolti sentimentali, ma ne vogliamo aggiustare qualcuna di quelle lampade? Concludiamo con un 10. Il 10 che diamo al collettivo dell'Olimpia Ostra Vetere, società di serie D, gironi B. I giocatori non convocati vanno in tribuna, accendono un focone, come dicono loro, e offrono vin brûlé ai propri tifosi e agli ospiti. Sarebbe da 8, ma siccome in primavera è prevista la salsicciata, il maximum è d'obbligo. Buona serata e arrivederci a giovedì prossimo. E queste dunque le votazioni simpatiche da parte di Angelo Lepretti, che ha mescolato un po' considerazioni appunto ironiche, qualche battuta rivolta in particolare anche al suo ex presidente Mirko Giacobbe, la sua ex società, la Montegranarese, dopo la sconfitta patita dalla Real Monturano nel weekend scorso, e considerazioni serie. Anche Angelo Lepretti ha sottolineato quanto abbiamo riportato prima anche tramite SMS al delegato regionale Giorgio Moretti. E cioè, non ho capito, il voto a Giacobbe era simpatico, il voto alla federazione era serio? Era una via di mezzo, diciamo così, diciamo che ha fatto un po' un mix l'allenatore della Real Monturano. Invece c'era un'altra considerazione, mi sono annotato il voto 10, che era simpatico, ma dà sicuramente luogo ad una considerazione. Arriveremo mai anche nel calcio a 5 a fare un terzo tempo reale, concreto, come si era proposto all'inizio, appunto si era proposto di fare la federazione? L'esempio più, diciamo così, goliardico da parte dei tifosi dello Strenza, se non sbaglio, in Serie D comunque, con anche vin brûlé e quello che hanno proposto a livello di cibo. Però, a parte gli scherzi, riusciremo ad avere un terzo tempo serio con delle strette di mano completo da parte di tutti? Alla fine della partita di Coppa Marche, ritornando al discorso di Coppa Marche, io ho visto un bel terzo tempo, perché c'era una squadra che fino all'ultimo ha rischiato di pareggiarla. Non che l'Acli non meritasse, anzi ha meritato di vincere, però le ultime azioni da gol sul Derea 2 sono state a favore del Futsal Urbino. Quindi partita finita in maniera, diciamo, carica dal punto di vista agonistico. Appena c'è stato il triplice fischio degli arbitri, comunque si sono abbracciati e si sono complimentati. Quindi voglio dire, ci sono situazioni nella nostra disciplina. Un esempio positivo, insomma, dalla Final Four di Coppa Marche, che peraltro è stata all'unanimità riconosciuto, organizzata perfettamente da parte della società Acli Ascoli, accoglienza, tempistica e quant'altro, insomma, tutto quanto è filato per il verso giusto. Ti vediamo sorridere, Giorgio. Sì, tutto, perché tutto vero. Non tutti sono d'accordo, perché Angelo ha dato un voto, se non sbaglio, 0. Quanto riguarda... Però ecco, ho spiegato le ragioni, cioè noi dobbiamo comunque girare su tutto il territorio regionale, è ovvio che ci sono... A Urbino ci dobbiamo andare poi prima o poi, ad Ascoli ci dobbiamo andare prima o poi. È ovvio che chiaramente quella è una manifestazione che è stata pensata più per il tifoso, diciamo, della zona ascolana che non per il resto della regione. È ovvio che gireremo, come ho fatto l'elenco di tutte le città dove siamo stati. Allora, bene, queste le considerazioni del delegato regionale. Nel frattempo abbiamo stabilito il collegamento telefonico, abbiamo con noi quindi l'allenatore della Nuova Morrovalle, Fulvio Sileoni, noi lo ascoltiamo all'auricolare, voi potete sentire bene la sua voce. Buonasera mister, benvenuto. Buonasera Matteo, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Ben trovato, finalmente posso dire ti abbiamo con noi, l'anno scorso ci ho provato tantissime volte, permettimi di svelare questa retroscena mister. Finalmente ci sentiamo, ecco. Ci sentiamo. Ti ringrazio per l'invito.
Dai, rompiamo il ghiaccio così e lo facciamo ancora in maniera migliore parlando di questo importante successo da parte della tua formazione, 5-2 su una formazione quotata qual è il Calcetto Numana, che era priva sì di un giocatore importante come De Sousa, però insomma per voi è un momento adesso positivo dopo le difficoltà iniziali, mister? Sì, non abbiamo iniziato benissimo questo campionato, soprattutto i risultati in casa non sono stati quelli che ci aspettavamo, e quindi la vittoria di venerdì scorso è stata proprio un toccasana appunto per il morale, per i nostri tifosi, insomma, ecco. È stata una partita molto dura perché il Numan è davvero un'ottima squadra. Sicuramente sull'esito della partita l'assenza di Sousa ha pesato molto, però ecco, dopo un ottimo primo tempo da parte nostra abbiamo condotto bene il secondo tempo cercando di controllare la gara, quindi abbiamo portato in porto la vittoria, ecco. 5-2 sul tabellino, abbiamo notato la doppietta di Fabio Salvi, non è la prima per lui dal momento del suo rientro, un innesto praticamente a stagione in corso per voi, uno degli acquisti se non l'acquisto più importante estivo, è importante, forse fondamentale per voi soprattutto in fase realizzativa, mister? Sì, sono d'accordo con te, lui ha sofferto molto questo inizio di stagione perché a causa di una pubalgia non ha potuto scendere in campo fino a 4 partite fa, e comunque da quando è rientrato ci sta dando una grossa mano, soprattutto come dicevi te, in fase realizzativa, ecco. Si tratta di capire adesso, mister, quali sono le vostre reali ambizioni, perché l'anno scorso avete stupito un po' tutto quanto il calcio a 5 marchigiano, tutta la Serie C1, insomma siete riusciti a conquistare i playoff, quest'anno siete partiti davvero con il freno a mano tirato, ma adesso state rapidamente risalendo la china, 2 vittorie e un pareggio che vi hanno portato a quota 18 punti, a breve possiamo vedere la classifica su monitor, 18 punti, diciamo quasi a metà classifica, comunque sia soli 4 punti dalla soglia appunto degli spareggi promozione. Sì, noi sapevamo che quest'anno sarebbe stata molto più dura dell'anno scorso, perché comunque nella stagione passata eravamo un outsider alla fine, quindi quest'anno sapevamo che tutte le squadre ci avrebbero aspettato, e ripeto, abbiamo avuto un inizio di campionato non confortante dal punto di vista dei risultati, anche se il gioco non è mancato. Adesso dalle ultime 3-4 partite ci siamo rimessi un po' in carreggiata e quindi cerchiamo di recuperare il terreno perduto. Quali saranno i nostri obiettivi? Questo non lo so ancora, però ecco, promettiamo di impegnarci, di dare battaglia appunto partita dopo partita, poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Queste le tue considerazioni. Nel prossimo turno vi aspetta un'altra difficilissima sfida, un altro impegno veramente difficile in casa dello Sporting Lucrezia, una invece delle rivelazioni assolutamente in positivo di questo campionato. Come è arrivata questa gara, mister, e cosa vi aspettate da questo match? Ma arriviamo a questa gara appunto con una buona striscia positiva, abbastanza carichi, con abbastanza convinzione appunto per affrontare questa trasferta, anche se sappiamo che sarà una partita molto 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 difficile con una squadra che ha un'ottima mentalità vincente, dato che ha vinto gli ultimi 2 campionati, quindi sappiamo sicuramente che domani sera sarà una battaglia. Ma a livello di organico tutti disponibili? Sì, siamo tutti disponibili per domani sera. Bene, quindi insomma tutte le forze a disposizione per te, mister, in questo difficile impegno. Mister, ti chiedo sinceramente quali sono le formazioni che ti hanno sorpreso in positivo e quali invece da cui ti aspettavi di più? Allora, l'Acli Ascoli è la squadra sicuramente più quadrata di tutto il campionato.